quadro che vi voglio raccontare quest'oggi è La morte di Marat di Jacques-Louis David, un dipinto a olio su tela realizzato nel 1793 e attualmente conservato al Museo Reale delle Belle Arti del Belgio di Bruxelles. Ma prima di descrivere l'opera volevo compiere alcune considerazioni di carattere storico per meglio conoscere i protagonisti appunto del dipinto. Allora, innanzitutto Jean-Paul Marat era un importante giornalista francese, il quale prima di dedicarsi al mondo della stampa aveva studiato medicina e per un certo periodo di tempo aveva anche esercitato la professione di medico. Poi, con l'avvenire della Rivoluzione francese, aveva fondato un giornale, L'Ami du Popolo, cioè l'amico del popolo, e con i suoi articoli dimostrò ben presto di avere una posizione radicale. Infatti si unì ai Giacobini e ne divenne presidente. I suoi articoli sul giornale erano dei veri e propri inni alla Rivoluzione francese e i cittadini che li leggevano attaccarono l'altra fazione politica, i Girondini, i quali in quel momento detenevano il potere in Francia. E fu proprio questa posizione estremista, radicale, di Marat che fece preoccupare Charlotte Corday, una giovane donna di 25 anni, la quale scrisse una falsa lettera di supplica per farsi ricevere a casa di Marat. Arrivata a Parigi, la Corday fu ricevuta da Marat e in pochi minuti lo uccise mentre si trovava nella vasca da bagno, nella quale Marat passava la maggior parte della sua giornata per alleviare i dolori derivanti da una fastidiosa malattia della pelle. Jacques-Louis David invece era il pittore ufficiale della Rivoluzione francese. Nel 1792 è eletto lui stesso all'interno della convenzione tra i Giacobini, appunto, e dunque fu quasi automatico che gli venisse affidato l'incarico di realizzare un dipinto che celebrasse la morte di Marat, facendolo diventare un martire della Rivoluzione francese. E il pittore sceglie di descrivere l'attimo immediatamente successivo all'uccisione. Infatti, dalla ferita sta ancora uscendo il sangue, quindi vuol dire che lo ha immortalato esattamente pochi istanti dopo la morte. Vediamo che nella mano sinistra Marat tiene ancora la lettera dell'assassina, un atto di accusa della sua infamia, mentre la mano destra è abbandonata verso il pavimento e regge debolmente la penna con cui l'uomo stava scrivendo. Il suo volto è appoggiato sul bordo della vasca ed è incorniciato da un asciugamano avvolto come un turbante. È un volto sereno, disteso, come di chi è morto nel consapevole svolgimento del proprio dovere. A terra si scorge abbandonata anche l'arma del delitto, insanguinata. Ecco quindi il confronto tra le due armi, quella nobilissima del politico, appunto la penna, un letterato che faceva uso della parola, e quella infame dell'assassino. La posizione di Marat, il punto di vista da cui è mostrato, è il braccio destro abbandonato. Ripropongono lo schema iconografico della Pietà Vaticana di Michelangelo, che già prima era stata ripresa da Raffaello nella sua Deposizione Borghese e poi da Caravaggio. E fu soprattutto la versione di Caravaggio a essere presa come modello di questo dipinto, soprattutto per il ruolo drammatizzante che venne riservato alla luce. La scena infatti è illuminata dall'alto, attraverso una fonte di luce che si trova a sinistra e che proietta un fascio luminoso diretto verso il centro. La figura di Marat è solo parzialmente illuminata e viene esaltata per contrasto contro il fondo scuro. Anche la scelta di lasciare indefinita tutta la parte alta del dipinto, quasi metà della tela, è mutuata dall'ultimo Caravaggio. La morte di Marat ebbe uno straordinario successo e fu accolto da una grande popolarità, diventando una vera e propria icona, tanto che su incarico della Convenzione Nazionale David ne realizzò altre 4 versioni, affidandone l'esecuzione ai suoi collaboratori, oggi esposte a Reims, a Parigi, a Dijon e a Versailles. L'originale, come è stato detto all'inizio, invece, è esposto al Museo Reale delle Belle Arti del Belgio di Bruxelles.